Ci troviamo al limite meridionale della pianura padana, un susseguirsi di colli, di crinali e rilievi montuosi che dal promontorio a picco sul mare Adriatico vanno gradualmente fino alla dorsale appenninica. Un naturale corridoio, la spina dorsale dell'Italia. Un instabile e conteso territorio di confine, numerosi popoli hanno scelto questo lembo di terra come approdo. Osco-Umbri, Villanoviani, Celti, Etruschi, Latini, Piceni, Greci, Romani, Bizantini, Guelfi, Ghibellini, fino ad arrivare all'ultima guerra mondiale, che vedeva in questi territori una naturale barriera difensiva, la cosiddetta linea gotica. Ognuno di loro ha depositato segni talvolta invisibili, ma comunque indelebili, leggende, usanze, manufatti. Tra Medioevo e Rinascimento, tutta questa fascia montana aveva una sua fisionomia. Si distingueva da tutto il resto dell'Italia centrale per la presenza di borghi fortificati, palazzi nobiliari, chiese e abbazie. E poi torri e castelli e splendide espressioni d'arte e di cultura. Il lungo trascorrere dei secoli, dal periodo romano al medioevo, all'epoca attuale, gli agenti atmosferici, i terremoti, le guerre feudali, le insurrezioni hanno inciso sulle opere murarie, ma la necessità, l'ingegno, lo spirito di conservazione e sopravvivenza dei superstiti hanno dato un impulso alla ricostruzione, al restauro dei manufatti. Si tratta di un patrimonio culturale ancora pressoché ignorato, che merita di essere conservato, conosciuto ed apprezzato. Vi chiederete: perché siamo qui? Perché parliamo di queste terre? Ebbene, è una sorta di scommessa promessa che abbiamo fatto al sindaco del comune di Borgopace e presidente dell'Unione dei comuni di Urbino, Fermignano, Urbania, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgopace. Promuovere non più le singole iniziative e i singoli comuni, ma stimolare curiosità sul nostro territorio, rivolgendosi a flussi turistici italiani e nordeuropei che potrebbero essere attirati dalla riscoperta di un patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico di un comprensorio più vasto. E allora ci siamo chiesti: è facile individuare questo territorio? Esiste un'offerta capace di confrontarsi con le mille proposte turistiche già presenti nel territorio marchigiano e al centro dell'Italia? C'è una storia che possa attirare il turista? Abbiamo un ambiente naturale che ci caratterizza? A tutto questo la risposta è sì. E allora serve uno sforzo di creatività. Abbiamo messo insieme un gruppo di artisti e studiosi che da anni si dedica a una lettura davvero singolare del nostro territorio. Si tratta di cultori di storia e di arte che, grazie a un paziente lavoro di ricerca, sono venuti in possesso di una grande quantità di notizie su fatti singolari, credenze religiose e personaggi di gran talento che hanno segnato la vita di queste terre dalla più remota antichità. Non solo fatti e personaggi già noti del Medioevo e del nostro Rinascimento, ma eventi più antichi o sconosciuti che hanno contribuito ad offrire al carattere delle nostre vallate la loro specificità, che è un valore non trascurabile.
eventi e personaggi fulcro della proposta di un progetto di marketing territoriale. La scommessa è quella di riportare personaggi suggestivi come l'alchimista Francesco Maria Santinelli, la santa Veronica Giuliani, il pittore Raffaello Sanzio, i fratelli Zuccari, il conte Ottaviano degli Ubaldini e tanti altri nelle sedi originarie e prestigiose. Sedi adatte a formare un percorso costellato di storie e leggende, con un intento ardito, convogliare qui, in queste borgate che furono gloriose, un turismo d'arte e rinnovare i fasti antichi. Ed ora un esempio di narrazione di un evento tra storia popolare e leggenda. L'inverno quest'anno è gelido e al tramonto gli abitanti del castello si ritrovano nella taverna della loggia, giù al borgo, prima di ritirarsi e coricarsi. Tra un boccale e l'altro, traditi dal vino, dal freddo e dalla stanchezza, si lasciano trasportare da racconti. Eccellenza, si parla del soprannaturale, di magia, del diavolo. Ieri, mentre fuori la neve cadeva copiosa, ho sentito la storia di Fosca. I torrenti che vanno per queste terre sono scontrosi. Si sono scavati il passaggio tra fondi e maggesi alla ricerca di un mare che da queste valli è fatica immaginare. Vanno alla cieca attorno alle sorgenti. Solo dopo decidono per il Tirreno, per l'Adriatico. E allora marciano impetuosi in direzioni opposte. Vanno veloci a sbrigare la faccenda. Sono terre argillose, da cui affiorano speroni di arenaria, come relitti alla deriva di non si sa più quale sciagura. Sono valli povere per l'agricoltura, ma ricche di gessite. Un tempo vi era molta gente che prestava opera alle cave dalle quali era uscito il gesso per i cantieri della città del Sasso. E ora dirò di Fosca, una donna gigantesca, con i modi e la forza da uomo, che morì a 90 anni. Dormiva di giorno e, verso sera, andava alle cave. Caricava pesanti sacchi di bianco gesso cotto sulla carretta tirata dalla sua somara. Percorreva le strade sassose tra Romagna e Montefeltro prima di arrivare ai borghi dell'Adriatico o a quelli più remoti dell'Appennino attraverso la Massa Trabaria, il Casentino e il Chianti. Portava il gesso ai cantieri e viaggiava tutte le notti contro cieli sereni o carichi di neve. Dentro la notte erano Fosca, la carretta, la somara e un lume a olio. Mentre i borghi dell'Appennino dormivano scomodi, aggrappati al sommo di picchi o infossati dentro rupi strette, lei incontrava sciami di visioni, eserciti di remote divinità che presiedevano a ogni aspetto della vita. Così Fosca raccontava delle animelle, esserini che vanno in processione attraverso la notte, perennemente assetate, dalle rupi boscose scendono ai torrenti. Alla Fosca parevano simili a un gatto quando cammina sulle zampe di dietro. Talvolta si udivano i loro passettini corti sulle foglie e si sentivano all'alba bere a inguzzo, con linguatine corte e svelte e con piccoli grugniti di soddisfazione. Fosca diceva poi del razzon, un uccello notturno, grosso e solitario, che veniva ad annunciare le disgrazie. C'era un possidente di San Leo che non ci credeva e ci scherzava sopra. Una notte il razzon gli era venuto da dietro e con le ali gli aveva foderato la faccia. Lo trovarono morto. Una notte la Fosca aveva sentito il battito d'ali del razzon che mette i brividi. Era stato 3 giorni prima che il figlio del maniscalco cadesse da una rupe del Simone. Fosca
raccontava anche del suo incontro con una piccola divinità protettrice dei morti in una notte che ritornava da Fiorenzuola di Focara. Nel gelido plenilunio aveva visto un agnellino, così mansueto da spingere anche un lupo a compassione. Non belava e l'aveva raccolto per portarlo a casa. Poi aveva allentato le redini alla somara, ma questa non partiva. La fosca guardò allora l'agnellino e incrociò il suo sguardo dannato. L'agnellino disse qualcosa di indefinito con una voce asmatica di centenario, poi con un gran balzo partì, lasciandosi dietro una ghirlanda di raggi luminosi e un puzzo di panno bruciato. Molti ritenevano fosca matta, ma non era stata la prima, né sarà l'ultima a raccontare di fatti strani che accadono di notte. Eccellenza, certe notti in cui sono il solo a vegliare in tutto il castello, mi ritrovo a pensare a Fosca e al suo censimento di divinità ormai irreperibili. L'Appennino è un mare aperto più nero della notte, enigmatico, infinito e battuto dal vento. Quel vento parla, ma cosa dice non so. A volte pare un lamento, forse perché è stanco di tornare a percorrere ogni stagione i medesimi sentieri. Ascoltando quei lamenti, quegli improvvisi silenzi e poi quelle riprese, penso a Fosca e penso che dietro i frusci delle siepi o lo stramazzare dei rami si nascondono presenze che non so censire. Ci ho provato più volte, ma i segni di pittura faticano a trovare quegli esseri il cui carattere è la fuggevolezza. So dagli autori della classicità che attraversarono queste terre prima di Roma che quelle presenze avevano un nome. I romani le chiamarono indigetes. Indigetes le rubarono alle genti osco-umbre, celte o etrusche, e le annullarono, trasferendole a Roma e costruendo per loro un tempio. Io, le creature censite da Fosca, le voglio pensare ritornate a casa, a presiedere gli aspetti della vita, là dove termina il dominio delle cose certe. Tutta la folla di queste remote divinità a me pare in certe notti di sentirla rinvigorirsi sotto il vento di Garbino. Da qui la sensazione di tutta una pluralità di presenze che a un tempo mi spaventa e mi consola. Mi interrogo sull'aspetto e sul comportamento di queste divinità che avevano un nome e un volto come i santi della cristianità. Allora penso a Fosca e alle ultime discendenti delle potentissime Sibille che si dispersero per il Mediterraneo approdando a questi lidi migliaia d'anni fa, quando Apollo le scacciò da Delfi e dall'oracolo di cui erano interpreti e signore. Le storie sono figlie d'altre storie. Possono appassionare la gente di oggi perché le fonti dell'immaginario sono rimaste le stesse, antichissime. Nei volti degli uomini noi leggiamo i caratteri degli antichi abitanti della massa trabaria, fisionomiche stratificazioni. Così è bello pensare che gli antichi mestieri vivono ancora nelle attività contemporanee. Sono cambiati soltanto i mezzi che la tecnologia ci offre. E così si può passare dal c'era una volta al c'è ora in mezzo a noi, e allora inizieremo a decifrare la misteriosissima lingua delle rughe e capiremo che il nostro passato è scritto sul nostro volto, assieme a quello della nostra famiglia e al nostro mestiere. E il farmacista, il comico, la direttrice delle poste, l'estetista, il direttore di banca, la escort, il barista, il carabiniere, l'informatico, il fonico, la fotografa, l'imprenditore, il manager, lo skipper.